l'uomo nero, non temere l'uomo lupa, non temere l'uomo cupa, temi solo l'uomo astuta. Ciao a tutti ragazzi, sto sul treno sull'Intercity per Ancona, che sono a Gubbio per incontrare mio cugino. E dopo da Gubbio partiamo per Perugia per andare a vedere il Musei Couture de Exhibition, perché comunque aspettato fino al 2 aprile a Roma non avrei potuto. E c'è sta dipendenza, raga, la data di Perugia del Musei Couture de Caparezza, e ci ritroveremo dopo qua, cioè là, con mio cugino, e finiremo il blog. Questa era la intro, pietosa, lo so. Scusate la grafica perché sto registrando con fotocamera interna del cellulare. E niente. Bella. Ci vediamo dopo. Intanto stoppo il video. Museica aprirà tra pochi minuti. Stoppa il televoto. Museica aprirà tra pochi minuti. Non vedo Museica tra i contatti. Museica aprirà tra pochi minuti e fermerà a Torino Porta Nuova, Roma Termini, Genova Piazza Principe. Vietato fumare, bere, indovinare la password wifi, pianificare un colpo di stato, sbagliare congiuntivi, apostrofare il vostro vicino come abietto durante un alterco, pensare al significato della frase precedente, propagandare saggi sulla legge d'attrazione. È tutto, buona serata. Buongiorno, sono il Capotreno. Benvenuto a bordo sul Intercity 534 diretto da Ancona. No, sono arrivato a Gubbio con mio cugino, lui è Giacomo. Bella. E vabbè, sotto foto Caparezza, logicamente. Stiamo andando a Gubbio, che andiamo a pranzare e poi pronti per il concerto. Giacomo, diciamo tu che ne pensi? Cosa ti aspetti da questo concerto? Che spacchi culi come sempre, come ha fatto quest'estate nell'altro concerto che sono stato a vedere sempre qui in Umbria. E niente, vabbè, ci divertiamo a best. Grande. Allora ragazzi, vediamo dopo quando siamo al concerto. Un bacione e Bonobo in trasferta per voi. Dai, yeah. Bella raga, è Capa Sound a tutti. Senti. Ok. Allora, stiamo andando al concerto adesso. Siamo io e mio cugino, come oggi c'è poca luce, scusate. Dietro ci stanno altri due amici, ossia mia cugina Giulia e il nostro amico carissimo con i capelli lunghi, che si chiama Gregorio, il famosissimo. Anche detto Morris. Anche detto Morris. E niente, mo stiamo andando al concerto e vediamo se durante questo concerto riusciamo a fare qualche filmato. Perché sinceramente io vado per spaccarmi, però se riesco per voi a fare qualche filmato lo faccio, dai. Bacione! Allora, non riesco più a parlare. Guarda che capelli. Il concerto è finito. Scusate se ho registrato poco e niente. Mi sto a sentire male, non riesco a parlare. Cioè penso di essermi ingoiato una vespa. E niente, raga, è stata una cosa pazzesca. Poi se risentiamo domani mattina e vi racconto le cose a freddo, perché adesso non riesco proprio manco a parlare. Domani sarà pure peggio, però ci proviamo, dai. Bella, raga, un bacione. Qua. Raga, siamo stati ieri allora al concerto di Caparezza. Stamattina mi sono svegliato che pareva che mi avevo fatto a box con un po' a mezza lì. Devo dire, concerto spettacolare. Canzoni che non mi aspettavo proprio, cioè ha fatto nessuna razza. Mi stavo a sentire male. Tutto il resto, il concerto è stato spettacolare, cioè qualcosa davvero di spettacolare.
non so, De Giacomi, che ne pensi? Com'è stato il concerto? È stato mozzafiato, decisamente un'esperienza bella, sempre unica. Ogni concerto suo non è mai uguale a quello prima, anche perché era sì sempre il Musica Tour, ma ha cambiato tanto e ti lascia sempre con la voglia di ne devo fare un altro assolutamente. Quindi raga, io vi consiglio vivamente, non so se vi piace o non vi piace Caparezza, comunque pure se non vi piace Caparezza andatevi a vedere un concerto, perché fa qualcosa, uno spettacolo davvero indimenticabile. Cioè si diverte, si ride, si conosce un sacco di gente e niente. E comunque raga, se vediamo al prossimo video, stesso video un po' mischiato, un po' montato male perché sarà un po' una schifezza, mi è piaciuto, mettete un mi piace. Scusate la mia voce, ma ieri mi sono dato a cantare a squarciagola. Chi mi conosce come Bonobo, come amministratore del Caparezza Fan Club Roma, sa che io ai concerti di Caparezza divento un'altra persona. Quindi, raga, un saluto a tutti. Mo alzo la musica che fa l'effetto figo, senti? Perciò ti dico, stai attento alla gente che tratti. In un mondo di pazzi, mica nel mondo di patti. Tuoni poteri, somiglia a Harry Potter, ma poi. Allora vi saluto con un Avada Kedavra, Avada Kedavra.